Io ancora non sono pronto. Comunque la mia intervista è partita adesso. Ragazzi, brutta sconfitta. Immeritata, sconfitta, possiamo dire. Abbiamo vinto. Immeritata. Abbiamo vinto 7-2. In che abito metto avevo vinto? Metto il certo stiamo vincendo. Vabbè, però loro hanno fatto più gol. Ah, vero. Eh sì, comunque che è successo? Provino. Sono stati più belli, ho un pallone. Provino una bella tripetta, però non serve, eh. Mirai, una munizione pure. Una bella munizione. Vabbè. Non c'era. Pazienza. Non c'era. Era sulla palla piena. Facciamo i complimenti ai ragazzi che hanno dominato realizzato quelle azioni che poi hanno portato in vantaggio. Noi ci siamo scattati qualche bella cosa, che bella azione, qualche punizione. Vantaggio su 2-0 e su 4-3, era che poi valeva tutta la partita. Okay. Poi la tattica delle quattro magliette funziona, 1, 2, 3, 4. E due pantaloncini. Però con questo freddo ci poteva stare. Doppia calza. Anche Guzio. Ancora quante partite mancano? Come? Quante partite mancano? Ah, sono registrato. Ne mancano credo due. Due partite mancano alla fine. Contro i Camon 069 la prossima e contro gli Alpha Club in rimonta. Oggi avete dimostrato di essere una squadra catenaccia, diciamo. Difendete e poi in contropiede fate male. Però oggi, diciamo, è servito a poco. Intanto non abbiamo mai segnato. Ah no, 4 gol, sempre 4 gol è stato il nostro massimo. Il nostro record. Perché diciamo che siamo la migliore difesa. Difesa e il peggior attacco. Aspetta, non lo so dopo questa partita siamo ancora la migliore difesa. Vabbè, ce la facciamo tutto. Comunque, da voi, vabbè, penso che Provino sia stato oggi uno dei migliori nella vostra squadra. C'è da menzionare qualcun altro? Tu, Ciro, come sei? Anche Ciro, vero. Ma quello è abbonato all'otto. Oggi Ciro, come si vuol dire, Buffon del Cataldo della Juve. Al contrario. Prossimo turno ci sono i Camon. Con quale umore affronterete gli avversari? Ma non hanno vinto soltanto quando li ho commentati io, è strana sta cosa. Quindi mi sa che è meglio che non mi presento al campo, perché mi sa che li porto bene. Quindi Guzio è sicuro assente alla prova. Sicuro assente perché mi cago che ci noi prima nella partita, lo sacrifichiamo. No, mi addormentate. Ho capito. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, mi raccomando, su col morale. Spariamo di vincere. Ah, speriamo di vincere, sì. Le stufe però, perché vedremo che si può fare. Siamo fatti un giubbottello a squadra. Portateli. Ah, bellissimo. Ciao ragazzi, ciao.